al debutto sulla panchina del Progresso, Davide Marchini, rossoblù di casa che ospitano la capolista savignanese. Sfida sulla carta tra Davide contro Golia, vista la posizione di un Progresso, quart'ultimo in classifica. Manuzzi, dalle prime battute, si dimostra vera arma in più degli ospiti, numero 23 in mezzo al centro, un traversone che reca qualche brivido alla difesa di casa che resta a salvarsi in extremis. La savignanese passa in chiusura di tempo, cavalcata trionfale di Casadei che si presenta tu per tu con Albertazzi, beffandolo con una puntata centrale da calcetto a mezza altezza. Nella ripresa gli ospiti tentano di colpire da calcio piazzato. Albertazzi in questo caso ci mette i pugni prima di essere trafitto per la seconda volta al 55esimo da Paolo Vandi. A nulla servono le recrimini rossoblù per un fuorigioco che il direttore di gara non ravvede. Può dunque liberare la propria gioia il giocatore ospite. Sul versante opposto il Progresso ha l'occasione di riaprire i giochi per un fallo di mano commesso in area ospite. Dagli 11 metri si presenta Grazioso che allarga troppo il compasso alla sinistra di Albertazzi, sprecando una ghiotta occasione. Progresso che riesce comunque a dimezzare quantomeno le distanze con questo colpo di testa di Zattini al minuto 85, gara che termina così con successo ospite per due reti a una.